GR1. E dopo la rinuncia di Biden, le borse europee hanno chiuso in rialzo, positiva anche Wall Street. Sentiamo l'intervista all'economista Fabio Fortuna. Sembrerebbe che i mercati finanziari abbiano accolto favorevolmente questa decisione di Biden di non candidarsi, ha paradossalmente dato un elemento in più ai mercati per sapere che ci sarà una competizione negli Stati Uniti il cui esito appare in questo momento sempre favorevole ai repubblicani, ma potrebbe poi evolvere in modo differente e questo lo vedremo soltanto nei prossimi giorni, nei prossimi mesi. Lo sviluppo dell'economia americana degli ultimi anni ha confermato la solidità degli Stati Uniti e il fatto che costituiscano la prima potenza economico-finanziaria del mondo. Questo sia sotto Trump e poi successivamente con la presidenza di Biden c'è stata una crescita dell'occupazione, il record delle borse, dati macroeconomici positivi e sì, l'inflazione è l'unica nota dolente che però sta rientrando e quindi è attualmente intorno al 3%. Inflazione che però potrebbe pesare sulle decisioni della Fed a proposito di taglio dei tassi. Ci sono i presupposti per poter anche negli Stati Uniti cominciare una lenta discesa e credo che questo orientamento, al di là delle vicende a cui stiamo assistendo, permarrà. Paola Bonanni, GR1.